Gare di Coppa del Mondo di canoa a Ivrea in Piemonte, quindi ritorna lo sport a livello internazionale nel nostro territorio, è anche un modo per promuovere naturalmente il territorio sfruttando luoghi particolari e suggestivi. E, assessore, si lavora anche d'estate? Certamente, anzi molto di più d'estate, perché nel caso della canoa il fiume, la Fiumidora è l'ottimale da vivere in quel periodo. Ma non solo, siamo partiti da distante, all'inizio dell'anno abbiamo costruito Canavesi Sport, un'associazione che vuole promuovere il territorio, i valori del territorio, le capacità del territorio, le bellezze del territorio attraverso gli eventi sportivi. E questo è proseguito quindi con degli eventi di ciclismo che hanno visto anche impegnato il comitato nella 6 giorni di San Francisco del Campo recentemente, ma soprattutto nel campionato italiano di ciclismo di giugno. E avremo a breve anche nelle Valli di Lanzo un appuntamento importante, gli europei di Speed Down, questa corsa in montagna di automobili senza motore in discesa che porteranno molti turisti europei. Abbiamo visto un gran paradiso arricchito da una Royal Ultra Sky Marathon eccezionale con 400 partecipanti e tantissimi stranieri. E adesso arriviamo ad agosto, a fine agosto, inizio settembre, a questa Coppa del Mondo che è una prova importante della canoa mondiale e che ci porterà non solo ad avere tanto turismo e tanti atleti stranieri, ma anche i nostri campioni olimpici proprio a Ivrea in Canavese. In questi casi sono sport meno noti che però hanno un legame molto più stretto col territorio rispetto ad altri più tradizionali. Beh, avendo noi azzeccato anche individuato in Ivrea il centro federale con la federazione, l'abbiamo siglato proprio l'anno scorso, questa iniziativa che ci porta ad avere un centro di eccellenza in canavese sulla Dora a ospitare tutto l'anno atleti ad allenarsi, non solo italiani ma stranieri. Quindi è evidente che non è uno sport minore, come si può dire, ma uno sport diverso, uno sport che è praticato magari non dalle folle, ma che è amato moltissimo anche solo dagli spettatori e da chi anche non lo pratica.